Sempre più spesso mi capitano studenti e allievi che mi fanno questa domanda. Prof, ma bisogna per forza sempre studiare a ticchettio del metronomo? Guardi, mi dà un fastidio, mi metto un nervoso, non ce la faccio a studiare, a suonare con questo coso che ticchetta in questo modo. Io prenderei il cellulare, perché spesso ovviamente non hanno acquistato il metronomo meccanico oppure un metronomo elettronico, no, hanno scaricato l'app sul cellulare e impostano il metronomo in quel modo. Io prenderei il cellulare e lo tirerei contro il muro dal nervoso che mi fa venire. Allora ragazzi, la questione del metronomo è una questione che va un pochino capita. Diciamo questo, non si può fare musica bene, in modo corretto, in modo giusto, se non si hanno le basi. Il solfeggio, la capacità di leggere ritmicamente la pagina musicale, è l'ABC, è l'alfabeto, è come pensare di poter leggere un testo senza sapere l'alfabeto e come si accostano le lettere, le sillabe, le parole per leggere correttamente il testo. Diciamo che il metronomo corrisponde a imparare a connettere i segni grafici, i suoni, le parole durante i primi 2 anni di elementari, di scuola elementare, quando si impara l'ABC del leggere. Poi però bisogna fare una cosa, il metronomo si prende per fare questo, dopodiché si piglia e si butta via oppure si tira il cellulare nel muro, come dicono i ragazzi. Perché? Perché il problema del metronomismo, cioè della eccessiva metronomizzazione, è un problema che ce lo stiamo strascicando dagli anni 20 del Novecento. Perché? Perché negli anni 20 del Novecento, un po' come reazione agli eccessi del romanticismo e del decadentismo, gli studiosi di musica, ma anche i musicisti stessi, cominciarono a guardare alle pagine di musica antica, soprattutto a quelle barocche, quindi Bach, non soltanto Bach, ma soprattutto per chi studiava il pianoforte e le tecniche della tastiera, Bach era il passaggio obbligato, invenzioni a 2 voci, sinfonia a 3 voci, clavicembalo ben temperato, prima ancora al quaderno della Maddalena. Cominciarono a guardare questi studiosi degli anni 20 a queste pagine vedendole così nude, così spoglie di legature, di portato, di piani, mezzi forti, indicazioni dinamiche, nessuna indicazione del pedale, anche perché per forza il clavicembalo il pedale non ce l'aveva, il clavicordo neanche, l'organo pedali ce l'ha, ma per fare le note, non di certo per fare i prolungamenti dei suoni. Guardarono la pagina antica così spoglia e dissero: oh, finalmente questa è la musica a cui ci dobbiamo riferire. Una musica spoglia di emotività, di tensione psicologica, purezza ritmica. Errore e fraintendimento clamorosi. Un errore interpretativo che si è talmente tanto radicato nello studio della musica che, ripeto, ce lo stiamo trascinando ancora dietro. Quante volte mi capita di sentire lo studente, la studentessa, l'allievo, l'allieva che dicono: io ho detestato Bach e tutta la musica antica barocca perché il mio insegnante, la mia insegnante, se non eseguivo quel preludio, quella fuga, quel minuetto al ticchettare rigoroso del metronomo, mi facevano ripetere ancora, 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 ancora e ancora, ripetendomi: no, non va bene, no, non vai a tempo, no, non va bene, no, non vai a tempo. Allora, se si trattava della fase di alfabetizzazione musicale, questo è comprensibile. Qual è il problema? È che spesso gli insegnanti, per la maggiore, ne conosco di ottimi di insegnanti, ma gli insegnanti per la maggiore si accontentano della lettura metronomicamente corretta. Questa lettura toglie il gusto, il sapore della pagina musicale, oltretutto basandosi o sull'ignoranza o sulla misconoscenza di quello che le fonti, i testi, i trattati, i metodi dei musicisti, non soltanto barocchi, attenzione, ma anche successivi, quali per esempio Czerny, Hummel, Adam, Pollini, che non sono certo barocchi, dicevano.
Gli autori teorici, i trattatisti successivi dell'epoca barocca, dicono la stessa identica cosa degli autori di epoca barocca. Cioè, la musica va intesa come discorso, come declamazione. Non si può essere espressivi se si sta scrupolosamente al metronomo. Avete capito? Ripeto, non si può essere espressivi se si sta scrupolosamente al metronomo. Ma è verissima questa cosa. Voi pensate anche soltanto alla Divina Commedia. Se uno la legge nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Di che cosa sa? Di niente, sembra una tiritera senza alcun senso. Eppure il testo ha una ritmica, è una terzina con gli endecasillabi, c'è un ritmo, c'è un solfeggio letterario, potremmo dire. Quanto è più efficace se viene pronunciata così? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Non sono andato minimamente a tempo con la ritmica, diciamo, del solfeggio del testo letterario, ma avete sentito la differenza di espressività, di densità, di comprensione? È la stessa cosa che avviene in musica, quando si sottolinea una nota importante e si scappa via più velocemente da una meno importante, quando si sottolineano le parole musicali chiave rispetto alle parole secondarie, perché la musica, tanto nel barocco quanto nel periodo successivo, con il quale non c'è stata alcuna frattura, c'è stata un'evoluzione del linguaggio musicale, ma non una frattura, tanto nel barocco quanto nella musica successiva, è un discorso basato sulla comunicazione di espressività che deve generare un'emozione. Ora, la cosa interessante è che Beethoven stesso, che è uno degli autori più studiati anche dai pianisti e dai tastieristi che vogliono formarsi nel percorso degli studi dello strumento da tasto, soprattutto del pianoforte. Beethoven stesso, da un certo punto della sua vita, segna scrupolosamente i metronomi dei suoi pezzi. Scrupolosamente. La cosa interessante però è quello che Beethoven stesso diceva, scriveva nei suoi appunti e raccomandava ai suoi allievi che ce ne hanno lasciata testimonianza, ovvero che il metronomo che lui indicava serviva per capire qual era lo schema ritmico, l'ossatura base del suo pezzo, quindi a quale velocità lui intendesse che venisse eseguita più o meno. Però lui diceva: non si può mettere il metronomo alle emozioni e alle passioni. Non si può mettere il metronomo alle emozioni e alle passioni. Questo cosa comporta? Comporta che se dobbiamo imparare all'inizio del nostro percorso musicale a studiare anche a metronomo, cioè a saper leggere correttamente dal punto di vista ritmico la pagina musicale, poi però dobbiamo togliere il metronomo di mezzo completamente, avendo acquisito la capacità di lettura ritmica, e dare spazio a quell'interpretazione certamente coerente con il periodo, coerente con lo strumento, coerente col pensiero dell'autore, quell'interpretazione che permette all'emozione, allo stato d'animo, di emergere e di rendere efficace, viva, vitale, comunicativa la pagina musicale. È un doppio studio, ragazzi! E forse è proprio questo il motivo per cui tanti insegnanti tutto questo non lo fanno. E ripeto, ne conosco di ottimi, di insegnanti di musica, di violino, di canto, di pianoforte, però spesso e volentieri mi capita di avere a che fare con studenti che provengono da un vero e proprio trauma metronomico, perché sono stati assillati, tartassati, nonostante che magari vedo che sono musicisti che possono essere tutto sommato buoni, degni, a un buon livello, ai quali non è mai stato insegnato di andare oltre la lettura ritmica metronomica, rendendo la musica uno sterile esercizio di ritmo.
Cosa dovete fare, ragazzi? Leggete, siate curiosi, ascoltate tante interpretazioni, dato che il mondo di internet, di Spotify, di YouTube ci permette di accedere a tantissime interpretazioni anche di uno stesso pezzo. Fatevi la vostra idea, ascoltatevi quelle interpretazioni che sono più affini alla vostra emozione, al vostro cuore, al vostro intimo, e poi con la musica che studiate cercate di dire e dare quanto di più bello vi portate nel cuore. Buono studio e buona musica, ragazzi!